Sta per iniziare il live della voce, delle sigle ufficiali della Yamato Video. Se vi dico la sigla di LAMU. Oh, mi piace quando il pubblico applaude spontaneamente. Perché lo so che siete qui per Stefano Versola e aumentare ancora di più il pubblico. Perché non è venuto da solo, non viaggia mai da solo. Ha tipo degli stand in stile JoJo. Con lui c'è sempre la voce della vostra infanzia, il mitico Pietro Ubaldi. Non serve che vi dica chi doppia e chi ha doppiato e chi doppierà. Perché tanto lo sapete, ce l'avete nel cuore. Ma oggi, per voi qui a Sermide, c'è anche Jasmine Laurenti, la voce di Tisifone e dei Cavalieri dello Zodiaco, Sailor Venus. E quando dico LAMU parte l'applauso. E di LAMU! Qui, con noi, a Sermide, Comics and Games, seconda edizione, live, Stefano Persola! Capito il cuore. Questa vita
la testa della situazione. Grazie ragazzi. Che emozione essere qui. Adesso ci sono dei paperi in vista. Giusto? Mi sembra di averli visti qui intorno. Come state? Bene! Non vi ho sentito. Come state? Venite tutti qui più vicini, anche voi, lì, che adesso qua cantiamo insieme tantissime sigle. Non state lì nascosti, mi raccomando. Tutto a posto? Procediamo. Quella vita fa Veropoli è un gran ballon. Corri voli in aeroplano, ma che ballo. Storie di ormai sembra finita e tutto crolla, un'idea fantastica li riporta a galla e i guai trasformerà nella vittoria dei sassi. Ogni giorno c'è una nuova storia, mistero davvero da sassi. Parla di tutti noi, perché tutti noi abbiamo uno spazio in questa vita, il nostro spazio. Allora io vorrei sentirvi gridare questa frase: ci sono anch'io. Fatemi sentire la vostra voce. Non vi ho sentito. Ci sono anch'io. Ancora una volta. Ci sono anch'io. Perfetto. Mai avute, mai ne avrò di domande.
anima e corpo a Lady Isabel per diventare Santi. I cavalieri han sostenuto prove di rara crudeltà, ma ormai è giunto il momento. Chi vincerà? L'armatura d'oro. Fatemi sentire la vostra voce. Sono i cavalieri dello Zodiaco, hanno nomi importanti, sono grandi e forti eroi. Tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, ma solo uno alla fine potrà trionfare. Saranno scontri sovraumani, duelli decisivi che decideranno chi l'armatura indosserà. È un torneo micidiale, è uno scontro fratricida, il più forte d'ora in fine tra tutti trionferà. Chi sarà mai? Sono grandi e forti eroi, tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare. Ancora! Sono i cavalieri dello Zodiaco, hanno nomi importanti, sono grandi e forti eroi. Voi? Tutti decisi a vincere, ma solo uno alla fine potrà trionfare, ma solo uno alla fine potrà trionfare. Sisifone dei cavalieri della Zodiaco, hai capito chi sono? Senti Stefano, qui dobbiamo interrompere lo spettacolo. Ma cosa stai dicendo? Dobbiamo interromperlo. C'è una telefonata in arrivo molto importante, devi rispondere, mi spiace. Ma stai scherzando? Non sto scherzando. Ma non posso, sto cantando adesso qua, sono qui. Molto importante, dobbiamo interrompere. Siamo tutti energici, non possiamo interrompere. Abbiamo già interrotto lo spettacolo. Rispondi, Stefano. Ma adesso il telefono? Sì. Mettiamo un viva voce allora, vediamo un po'. Mettiamo un viva voce. Madonna, com'è possibile? Vi rendete conto? Non sento niente però. Stefano Berso? Ciao, sono Lupin. Lupin, ma cosa ci fai qua adesso? Ma ti rendi conto di che sto facendo uno spettacolo? Ero qui con Fujiko e ti stavamo ascoltando su Radio Animati. Sai, purtroppo mi lascia sempre con la mia pistola in mano. Cosa dici? Tu sì che sei fortunato, Bersola. Con tutte le tue fan avrai sempre il microfono in azione. Ma Lupin, non si possono dire queste cose. Ma cosa stai dicendo? Ci sono i bambini, ma ti rendi conto? Mi stai facendo fare una figuraccia. Senti, guarda, allora, per sdrammatizzare, cosa ne dici se facciamo una tua sigla, così almeno... Allora, Bersola, finalmente ti sei deciso a cantare per me. Sono molto, molto più fico di City Hunter, sai? Ho più giacche, ho più charme e ho più basette. Lo sai che sono un ladro bello e incorreggibile? Ah, guarda, sulla tua incorreggibilità non ho dubbi. Aspetta un attimo, va? Allora, ragazzi, facciamo così. Un saluto a Lupin, al mio tre. Ciao, Lupin. Uno, due, tre. Ciao, Lupin! Buonasera a tutti, splendido pubblico. Rimarrò incollato al telefono per sentirvi cantare tutti insieme la mia canzone. Siete pronti? Sì! Non vi ho sentito. Sì! Siete pronti? Allora facciamo risentire la nostra voce. Pronti? Lui è un tesoro al sicuro, non è se c'è lì attorno Lupin. Oh Lupin, con il rischio gioca sempre, perché per lui nulla di impossibile c'è, sempre molto audace. Questo
Wow! Bene ragazzi, adesso vi faccio ascoltare una delle prime sigle che ho inciso. Non è stata proprio la prima, ma è venuta subito dopo. E a questo proposito vorrei sapere chi di voi va a scuola. Nobita, se non dorme. Adesso tu cosa ci fai qua? Io cerco di svegliare Nobita. Ce l'hai un paranco, una carrucola? Che cosa vorresti dire, scusa? Tu a che scuola vai, quella della terza età? Ma brutto maleducato. Ma guarda Doraemon, ma non avevo capito che era così, insomma, ma scostumato. Ma te non ti do i ciuschi, ma ce l'hai fin troppi. Guarda che io ho finito la scuola da poco, sai? E si vede. Ecco, brutto maledetto. Allora, la prossima canzone parla proprio di questi due ragazzi che frequentano questo college. Ascoltiamoli, va? Ascoltiamo che cosa dice questa canzone. Doraemon, poi dopo facciamo i conti. Grande! Sono college, sì! Non trovo le parole perché non riesco mai a dirti che io ci sto così bene qui con te. E mi fa rabbia vederti, ma che questa la conosciamo così vicino a me, come un fiore, senza il coraggio di coglierti. Ma so
cuore, ma la passione in me superante, non lo sai, tu mi hai rapito il cuore. Oggi dello spettacolo comunque, eh? Cosa stai facendo qui in giro? Mi spieghi? Ma lo sai che ti guardo sempre dallo spazio, bersoluccia del mio cuore. Sai, stavo cercando il cantante della mia sigla misteriosa, quella spumeggiante, così frizzantella, che mi fa ballare orecchia bellissima, quella che fa bersoluccio, me la canti tu? Figurati, ma ti pare, dai. Poi non, scusami, non la conosco neanche. Dai, non mettermi in imbarazzo, insomma, non è una canzone che fa parte del mio repertorio. E poi guarda, non so neanche se loro se la ricordano. Facciamo subito una prova. Guarda, ma... com'è difficile stare? Bene, bravi. Bravi, complimenti, vi siete messi d'accordo, eh?
intorno la musica. Allora, visto che sei qui intorno, adesso devi avere il coraggio di salire qui sul palco e farti vedere, però. Va bene, Bersoluccio, hai vinto. Perché ti voglio presentare a tutti i miei amici. Tu mi hai rapito il cuore, Bersoluccio. Ciao a tutti, è un super piacere essere qui come la Motisifone e chi più ne ha più ne metta. Super. Hai fatto la storia dei cartoni animati. Ho fatto una lunga storia, 30 anni di doppiaggio sono passati, tanti. Tra l'altro lei è anche Creta di City Hunter, ragazzi. Fantastica! Che c'è? Eccolo Rio! Un mega applauso, ragazzi, Jasmine Lauretti! Ciao a tutti! Non scappare perché ti rivoglio qui con me. Bene, ragazzi, ora facciamo un viaggio nel mondo della Disney. E a questo proposito vorrei dire una cosa. I pezzi della Disney, quelli più fighi, le fanno cantare sempre le donne. Non si riesce a capire come mai noi facciamo sempre i ruoli marginali. Cioè, tutti i pezzi più belli, sempre le donne. Allora io lancio una sfida per tutti gli uomini, perché giustamente vogliamo la parità, nel mondo Disney. Allora io oggi canterò una canzone che viene cantata spesso da una donna. Ma comunque ho sempre bisogno di tutte voi fanciulle. E ad un certo punto io vorrei che voi gridaste: la regina sono io. Allora facciamo una prova. Uno, due, tre. La regina sono io. Che è sta moscuria? Scusate. Uno, due, tre. La regina sono io. In questo remoto regno. Bene, io non sono molto convinto, facciamolo ancora una volta, dai. In questo remoto regno. La regina sono io. Però vedo che anche gli uomini, bravi, bravi. Bene, bene. Troppo non mi rimane più luce. Sopra di me copre tutto col sublime. In questo remoto regno ormai nel cuore la tempesta irrompe già. Non la fermerà la mia volontà. Ho conservato per il mondo.
Adesso c'è un duetto, sempre del mondo Disney, che io vorrei fare con una mia grande amica. E lei si chiama Ramona Lambusta. Ok, io non mi assumo nessuna responsabilità se uccido qualche timpano, ve lo dico. Grande Ramona! Grazie! Vediamo. Vediamo come viene. Ma verrà stupendo. Oh mio Dio, c'ho l'ansia. Ok, ce la posso fare. Andiamo? Alla cartelletta. Ah. Sì, scusa, Secondo te io me la ricordo a memoria tutta, sono talmente agitata. Ma io Jasmine mi ricordo che sul tappeto ce l'aveva la cartelletta. Guarda la mia mano, guarda la mia mano. Ecco, allora cosa facciamo? Allora questa canzone è giusta. Non nel senso che devo fare un'operazione, nel senso. Ti ricordo che ci sono i bambini qui, ecco sì. Voi. No, bambino no, sono già stato. Ecco. Allora, c'è qualche cosplayer che vuole salire qui sul parco per diventare ancora sul più parco? Uomo? Perché sono le piante qua, non sul è vero? Sul parco, perché sono un po' romano anche. Dai, dai, vieni. C'è vieni, sta qualcuno vieni, che vuole salire sul timidi. Parco? Non siate timidi perché questa canzone è per tutti voi, per rinforzarci un sì, po'. Facciamo un po' di stretching. Ci vuole più temperamento. Allora, venite, venite qui. Venite, venite. Dai, dai, vieni anche tu con questo splendido vestito. E sarai. Ma scusami, vedo anche City Hunter. Vabbè, è già uomo, ma rendiamolo ancora più uomo. Vieni, 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 vieni. Qualche altro splendido, io ne vedo due lì. Forza, venite qui sopra. Sanpei, chi sei Sanpei tu? No, non sei Sanpei. Ok. Sanpei. Allora, bene. Allora direi che possiamo cominciare. Caspita. Dovete essere molto pronti. C'è una riga proprio coperta dalle lastre. Perché adesso non si scherza, ragazzi, Va bene. No, no, adesso mica tutti pronti in fila, vi voglio in fila, uno vicino all'altro.
Uno in fila vicino all'altro, in ordine, ci vuole ordine e disciplina per questa canzone. Ordine e disciplina? Qui, 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 qui. Io sono... qui, a fianco a Pietro Leopardi. Luogo tenente. Bene. Allora, vai! Okay. Io farò di voi degli uomini. Beh, adesso. Qua più su la base, ragazzi. Su, 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 su. Base, base, base. Io ve lo darò, di una mia vita corta, sì, chi vivrà, Costelli, vedrà, e anche voi che siete deboli, lavorerete ancora di più, si vedrà, l'uomo che non sei tu. Io sono diventato più che un uomo, io sono un genio. Fantastico, allora ti mollo qua da solo. Ciao! Da solo? Adesso sei pronto, pronto, pronto. Ma pronto andare. Insomma, pronto è una parola grossa. Allora, Alibaba, te ne vai? Mi lasci qua da solo, Aladino? Va bene? Oh, aspetta, arriva il principe. Ho già stufo di marciare. Voi, proprio voi, via da quel bazar. Ehi tu, proprio tu, c'è una grande stanza, il fato vorrà, il suo sguardo vi incontrerà. Campane suonate, tamburi rullate, guardate, è proprio là, grande allì.
signoria. E certo, è un'altra categoria, il grande Ali. Che cos'è? Urza! Ma io lo so, è un serraglio di sangue blu. Tranne la lì che pedigria li avvacua. Se visi radical chic è proprio chic. Toglietelo perché sapete che per te sarà una grande soirée con principe a lì. Seguite il maestro e voi spiritollati verrete premiati.
cattivi Disney, i cattivi maschi, come diceva Bersola, ma ci sono ovviamente le cattive donne. Per esempio ce n'è una che ama molto le pellicce. Chissà cosa viene un Bersola maculato. Oh, magari sul mercato. Facciamo pure andare. Grandi ricchezze, alle volte basta lo stretto indispensabile. Oh, che briciole lo stretto indispensabile nei tuoi malanni, poi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovare che ti occorre per campare. Mi piace vagare.
legato. Voglio qui sul palco il mio grande, sei grande come te, c'è un grande solamente tu. Lo dico a tutte quante le mie amiche che sono sole più di me. Sei stato un po' cattivo stasera. Cattivo molto? Sì, ho visto anche Doraemon prima. Ma bisogna un po'... È stato un po' scostumato. Scostumato? Vogliamo fare la pace? Facciamo la pace. Facciamo certo. La pace. Bisogna sempre fare la pace, sempre. Certo, e tenere un coltello nascosto sotto il cuscino. E a proposito di questo, Pietro? Sì? C'è una canzone che fa apposta per noi. Fatta per noi. Ma non solo per noi. Che siamo quasi gemelli. Tutti gli amici. È vero, tutti quelli che si vogliono bene e che si tengono per mano. Dammi la mano. Ecco. Noi ci vogliamo tanto, tanto bene. Prego maestro. Hai un amico in me. Sicuro? Sì. Un grande amico in me. Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Cosa faccio? Sicuro? Non mi muoio. Di più di un amico in me. E tu cosa mi dici, Pietro? Hai un amico in me. Ah, davvero? Più di un amico in me. I tuoi problemi sono anche miei. E non c'è nulla che io non farei per te. Se siamo Pietro, resta qua, perché adesso vorrei chiamare anche qui sul palco Jasmine Laurenti. Oh sì, certo. E c'è una cosa molto speciale che ho preparato per voi. Aspetta. Perché io so che avete doppiato due personaggi molto importanti dei cartoni animati, ma so anche è vero. Che voi non l'avete mai fatto insieme. No, sempre in colonna separata. Cioè questa è la prima volta che loro fanno questi due personaggi insieme. Allora io adesso li lascio sul palco. Noi siamo ai doppiaggi forzati. E noi ci vediamo dopo. Pietro Baldi e Jasmine Laurenti! Vuoi stare lì? Perché dovremmo spiegare che cosa significa fare la colonna separata. Ah certo! Io ti ho sentito dire questo, ho detto ma qualcuno capirà. La colonna separata vuol dire che noi siamo nella scena insieme, nel film, nel telefilm, nel cartone animato, ma ci fanno incidere in due momenti diversi. Esatto. Ognuno incide la sua parte. Se quello che ha inciso prima di te lo puoi sentire nella cuffia come accompagnamento e per andare d'accordo, diciamo così, per trovare un accordo.
Quindi ci si chiede quando si è allegio, ma tu da che parte dormi? Che sostanzialmente vuol dire da che parte vicino preferisci stare? Vicino al comodino, vicino alla finestra. Io sto da questa parte, Pietro. Va bene, allora io vado di qua. Ok, siamo pronti. Possiamo partire. Sono tornato. Marta, sei già a casa. Marta. Artemis, chi è la tua padrona? Dimmelo. Marta, non dirmi che sei sempre la mia padrona. Noi siamo amici e ci fermiamo insieme per difendere la pace nel mondo, giusto? Ah sì, siamo amici, hai detto? E allora perché mi tieni nascoste le cose? Ti nascondo le cose? Ah, se ti riferisci alla tua fettina di torta al cioccolato, beh, ammetto di averla mangiata io di nascosto, ma non capisco perché tu te la prenda così tanto. Non si tratta della torta al cioccolato, non me l'ero neanche accorta. La torta non c'entra? Beh, allora forse ti riferisci al tuo vaso di cristallo preferito che ho fatto andare in mille pezzi. Oppure al tuo bel fiocco per capelli di velluto rosso che per errore gli è scivolato dentro una pozzanghera. Finalmente! Adesso ho saputo chi è stato. Non fa niente. Per questa volta perdono le tue malefatte, Artemis. Sei strano. Di solito non me la fa passare liscia. Ah, non è che per caso... Traffico. Ho ricevuto una telefonatina da parte di mamma. Ormai so tutto quanto, Artemis. Tu sei diventato papà e volevi tenermelo nascosto, brutto cattivone. È tutto un equivoco, Marta, non è vero? Bugiardo! Credimi, è la verità. Quello che si dice sul mio conto sono solo bugie. Non ti sei confidato né con me né con Luna. E per di più non hai riconosciuto la tua paternità. Ma ora basta con le bugie, ti costringerò a confessare, Artemis. Sono innocente. Io torno giù. Prima di scendere però vorrei che concludessimo con la tua frase storica, Jasmine. Ah, quella frase storica. Aspetta. Di Sailor Venus. Tieni un po' qui. Perché gli hanno regalato Sorpresina. Questa cosa spirale dobbiamo... dell'amore di Venus. Ciao a tutti! Jasmine Laurenti, Pietro Baldi! Ragazzi, questa canzone è dedicata a tutti gli innamorati. Ci sono sempre dei piccoli problemi, ma si risolve sempre tutto. Con amore. Guardo fuori e penso a te, chissà se tu mi stai pensando ancora di più. Insieme noi per specchiarmi negli occhi tuoi, ma non lo so, io non lo so se un giorno o l'altro ci riuscirò, perché nei giorni tu sei distante più che mai, poi mi prendi per mano e ancora te ne vai, perciò mi chiedo e richiedo se c'è ancora un posto nel tuo cuore per me. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore. Sono piccoli problemi di cuore dove un bacio rubato è qualcosa di più. Fan sognare, trepidare, bisbigliare dolcemente I love you. Sono piccoli problemi di cuore dove anche un sorriso qualcosa di più. Piccoli problemi di cuore
c'è sempre un posto nel tuo cuore per me. Sono piccoli problemi di cuore, nati da un'amicizia che profuma d'amore. Sono piccoli problemi di cuore, dove un bacio rubato è qualcosa di più. Da sognare, retinare, risvegliare dolcemente, I love you. Sono piccoli problemi di cuore, dove anche un sorriso è qualcosa. Cantato i Cavalieri dello Zodiaco e tutto il resto, a questo punto però potresti cantare la canzone del mio amore. E poi non mi interrompi più, vero? Non lo so, vediamo. Pegasus verrà con i quattro amici eroi. La
ragazzi, allora, ora parliamo di amicizia, perché la prossima canzone parla proprio di questo. Dell'amicizia tra noi esseri umani e degli esseri digitali. Allora, a proposito di questo, però, io vorrei invitarvi sui social, Facebook, Instagram, per potervi conoscere meglio. E a proposito di questo, se voi mi scrivete un messaggio dopo, più tardi, e mi fate compagnia nel mio viaggio di rientro a Milano, io prometto che vi risponderò. Allora, a proposito di social, però, voglio fare una foto con voi per immortalare questo bellissimo momento con voi, ragazzi. Allora, io vi chiedo di venire qui vicini al palco. Qui vicini, vicini anche voi. Vicini. Ok, e anche voi lì, guardate che non vi mangia nessuno, venite qua vicino a noi, perché facciamo una foto tutti insieme in questo momento. Ok, allora adesso al mio tre noi alziamo le mani gridando City Hunter, va bene? Ci state? Ok, allora 1, 2, 3 City Hunter! Ancora una volta 1, 2, 3 E questa ce la cantiamo insieme adesso. Purtroppo quasi per finire. E prima di lasciarvi, Stefanuccia? Sì? Lo so che è la moga a chiamarti così, ma visto che noi siamo amici di lunga data, sì? La mia domanda è: hai per caso visto Rio in giro? Ma in effetti mi è sembrato di vederlo. Ecco perché lo sto cercando. Lo vedo, guarda, è proprio qui di fronte a me. Ecco, sì, proprio davanti al palco. Ma tu dove sei?
Fammelo vedere. Mi sembra che stia broccolando. Questo delinquente mi hai deluso su tutta la linea. Vieni qui che ti tiro una microfonata. Oh, fatti beccare ancora una volta. Oh, impenitente. Questa è unica, non era prevista oltretutto. Jasmine Laurenti, la voce di Greta, il personaggio della serie TV di City Hunter, grazie. E questa è stata proprio la mia prima sigla. Noi ti ringraziamo.
ringraziamo il vostro buon protettore per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non vengano mai a mancare pane ed applausi. Ma noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. E in ogni caso ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore. Guardaci dalle unghie delle nostre donne, che da quelle delle tigri ci guardiamo noi. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi si credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo e un po' perché hanno pagato i biglietti. Se le mie buffonate servono ad alleviare le loro pene, rendi pure questa mia faccia ancora più ridicola, ma aiutami a portarla in giro con disinvoltura. C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità, noi dobbiamo soffrire per divertirla. Manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri. Ma quindi ci siamo? No, li dobbiamo salutare. Impossibile.
Puccio, perché mi ha spiegato cosa vuol dire. Tra poco noi saremo lì, proprio c'è uno stand lì. Saremo lì io e Pietro, Jasmine, se vogliamo riabbracciarci e scambiare qualche parola. Ci trovate là. Autografi. Ciao ragazzi. Mazzette, ma non mi neanche mazzette, dai.